Risoluzione problemi Netflix nelle Smart TV LG. Problemi o criticità comuni con l'applicazione Netflix rientrano in tre categorie. Problemi con l'avvio di Netflix, impostazioni di riproduzione di Netflix e problemi con la riproduzione di Netflix. In questo video li tratteremo tutti e tre. Per i problemi durante l'avvio di Netflix o in qualsiasi situazione in cui sia coinvolto internet, per prima cosa bisogna ripristinare la rete. Ripristinare la connessione a internet. A tale scopo, scollegare il modem, router e TV. Poi ricollegarli nello stesso ordine. Prima modem, secondo router, terzo TV. Quindi, verificare di essere connesso a internet e cercare di avviare nuovamente Netflix. Se ciò non risolve il problema, possiamo assicurarci che il firmware della TV sia aggiornato. Verifica firmware aggiornato. Possono sorgere problemi se l'app è stata aggiornata, ma il firmware no. Per webOS da 1.0 a 4.5, andare su Impostazioni TV, tutte le impostazioni, quindi generali. Scorrere verso il basso fino a informazioni su questa TV e controllare gli aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, selezionare scarica e installa. Quindi selezionare consenti aggiornamenti automatici. Per webOS 5.0 e successivi, andare su impostazioni TV, tutte le impostazioni, quindi supporto e aggiornamento software. Dopo aver aggiornato il firmware, effettuare un test e verificare se il problema è stato risolto. In caso contrario, bisogna disinstallare e reinstallare Netflix. Disinstallare e reinstallare Netflix. A volte i files o le cache possono danneggiarsi. L'eliminazione dell'app rimuoverà quei files. Nel menu TV, tenere premuta l'icona Netflix sul programma di avvio. Apparirà una finestra della modalità di modifica. Selezionare OK. Selezionare di nuovo l'icona Netflix, selezionare la X sopra di essa e cliccare Sì, per rimuoverla. Dopo aver eliminato l'app Netflix, andare su LG Content Store per installarla di nuovo. Nel Content Store, inserire Netflix nella barra di ricerca. Selezionare Netflix nei risultati e selezionare Installa. Si vedrà apparire l'icona Netflix nel programma di avvio. Ora cercare di avviare l'app. Se ancora non funziona, assicurarsi di aver accettato tutte le condizioni d'uso. Accettare le condizioni d'uso. Non tutte le funzionalità funzioneranno se le condizioni non vengono accettate. Per webOS da 1.0 a 4.5, andare su Impostazioni TV, Generali, Informazioni su questa TV e Condizioni d'uso. Per webOS 5.0 e successivi, andare su Impostazioni TV, tutte le impostazioni, quindi supporto, impostazioni aggiuntive e condizioni d'uso. Dopo essere sicuri di aver accettato le condizioni d'uso, cercare di avviare nuovamente Netflix. Se si riscontra ancora lo stesso problema, è molto probabile che dipenda dalle impostazioni di posizione della TV. Controllare le impostazioni di posizione. Si può visualizzare il contenuto in streaming in base alle licenze stipulate tra proprietari e fornitori. Se le impostazioni di posizione della TV non sono corrette, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili. Andare su Impostazioni TV, tutte le impostazioni, generali, posizione, e quindi inserire il cap della propria area di servizio. La posizione si aggiornerà automaticamente. Ora tratteremo le impostazioni di riproduzione di Netflix. Durante la riproduzione di un video dall'app, nella parte inferiore di ogni video è presente un pulsante che consente di accedere ad impostazioni aggiuntive. Queste impostazioni includono la modifica della lingua e la configurazione dei sottotitoli. Utilizzare le impostazioni disponibili per personalizzare la propria esperienza Netflix. Infine, risolviamo i problemi con la riproduzione di video Netflix su una TV LG. Netflix richiede specifiche velocità di internet per riprodurre correttamente i contenuti.
Se Netflix mostra regolarmente buffering o ritardi all'inizio dei video, verificare la velocità della connessione con uno speed test su fast.com. Per una connessione a banda larga sono necessari 1,5 megabit al secondo. Il minimo è 0,5 megabit al secondo. Per la definizione standard sono necessari 3 megabit al secondo. L'alta definizione, o HD, richiede 5 megabit al secondo, e il 4K Ultra HD, o UHD, richiede 25 megabit al secondo. Se il test della velocità di internet non mostra i risultati, controllare la rete come descritto all'inizio di questo video. Se la connessione è più lenta del previsto, contattare il fornitore di servizi internet per assistenza. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.